Hai tirato fuori un nome, Maurizio, che è quello di Eric Lamela, e io volevo porti questa domanda, perché secondo te chi accompagnerà il tridente d'attacco giallorosso? Saliamo di 20 metri, ovviamente, passiamo dal tridente di centrocampo a quello d'attacco, perché Nico Lopez ha fatto benissimo nella prima di campionato, ci si aspettava forse una possibile sua presenza anche per una decina di minuti a Milano, invece questa non c'è stata. Non è che il tecnico Boema lo sta risparmiando proprio per farlo partire, magari facendo uno scherzo dal primo minuto con il Bologna e lasciare Lamela in panchina? Ah, ci può stare perché Nicolò Pes comunque ha fatto bene, perché mi pare che Zeman in questo momento, come direbbe Mourinho, non ha grande empatia con Lamela, per usare un eufemismo. Io non sarei per nulla sbalordito se dovesse giocare Nicolò Pes in un Lamela, e credo che non sarebbe neanche una scelta sbagliata. Anzi, poi è chiaro che se allarghiamo l'orizzonte, se andiamo a valutare le prospettive, dico che Lamela si deve dare una svegliata e Zeman lo deve recuperare, perché solo con Lamela al 100% la Roma può alzare l'asticella. Però in questo momento, se gioca Nicolò Pes e non Lamela, io credo che la scelta di Zeman sia una scelta condivisibile. Soffermandoci invece sul talento argentino, è questo l'ultimo anno che la Roma lo deve aspettare? Nel senso, c'è il rischio di fare come Menés? Beh, oddio, non è che Menés sta facendo bene, ma non è che sta facendo sfracelli Benissimo. al Paris Saint-Germain, è rientrato in nazionale. Non lo so, io c'è il rischio che Lamela o quest'anno fa il salto di qualità o rischia di avvistarsi in una crisi di identità dalla quale sarebbe difficile uscire. È anche vero che se quest'anno buca la stagione, i 19 milioni spesi dalla Roma, non, la società non li rifà di sicuro. Anche per questo dico che è fondamentale recuperare Lamela. Tra l'altro bisogna anche capire se questo può diventare veramente un grande giocatore o meno, perché il discorso di Lamela è molto semplice e allo stesso tempo molto Molto complesso. complesso. Se facciamo una pagella di Lamela, ne ci vuole l'identikit di un talento straordinario, perché piedi eccellenti, sinistro soprattutto è splendido. Addirittura ha elevazione, questo ha colpo di testa, ha forza fisica, ha corsa, ha capacità di resistenza, perché è anche molto resistente lui. Ha fisico, ha tutto. Dici, vabbè, allora è un prototipo di un fenomeno. Poi però vedi tutte le sue partite e questo incide quasi nulla, ma non solo in termini di gol. L'anno scorso mi pare ne ha segnati appena due, gli assist sono stati pochissimi, credo anche lì 1-2, e incide pochissimo nell'arco della partita perché per lunghi tratti assente. Sai, i giocatori devono avere talento, ma devono anche incidere. Se non incidi, il talento non serve a nulla. È arrivato il momento che Lamela metta il talento non solo al servizio della squadra, ma anche al servizio di se stesso, che comincia a dimostrare di essere un giocatore importante, perché le qualità ce l'ha tutte, ma non è il rendimento. Prima di salutarti, Maurizio, volevo allargare il discorso fatto sul centrocampo anche alla Juventus, ovvero abbiamo visto Pirlo in nazionale e anche nelle prime due gare di Serie A e non è sembrato l'Andrea Pirlo della scorsa stagione. E allora ti volevo chiedere, con gli acquisti che ha fatto quest'anno comunque la società di Agnelli, credi che si riesca a sopperire anche ad un Andrea Pirlo non al 100% o rimane comunque il giocatore fondamentale per i buoni esiti della stagione bianconera? No, guarda, lui è fondamentale. È fondamentale e non ci sono giocatori in grado di sostituirlo. Intendo di sostituirlo nel lungo periodo, nel breve periodo. Ad esempio, Conte quest'estate mi tesseva le lodi di Marrone, che a lui piace tantissimo e che lo vede come un eccellente vice Pirlo. Però ovviamente Conte si riferiva, ecco, mi manca Pirlo una o due partite, io sto tranquillo perché ho Marrone. Però lui ha bisogno di Pirlo. Se non prova il 100%, manca l'80%, perché è il giocatore più importante della Juve, è quello che l'anno scorso anno ha fatto fare il salto di qualità alla squadra. Ma credo che comunque, pur avendo iniziato la stagione in modo non brillante, però non vedo perché Pirlo non debba fare comunque una buona stagione. Non è che disimpari a giocare, atleticamente sta bene. Comunque è uno che corre tanto, ma non ha neanche bisogno con quei piedi di correre tanto. No, non credo che Pirlo possa rappresentare un problema per la Juve. Nel salutarti ti chiediamo da dove ti possiamo ascoltare in questo weekend, che partita farai? Allora, commento domani sera all'anticipo, quello serale tra Milan e Sì, Atalanta, e poi bene. domenica ho diretta con la Roma e Bologna. Bene. Vabbè, poi ci risentiremo, comunque martedì poi ho Milan Anderlecht di Di Champions. Champions, Bene, quindi benissimo. proprio
Roma-Bologna, ecco, dopo Milan-Atalanta. Ci siamo. Maurizio, ti ringraziamo, ti auguriamo buon pomeriggio e ci ascoltiamo poi nel fine settimana. A presto. Un abbraccio. Ciao Maurizio, grazie, un abbraccio.